Ciccio. Volevo toccare che io sono un facilitatore di sensibilità, voglio sottolineare il fatto che imparare qualcosa da qualcun altro è l'approccio giusto per qualsiasi imprenditore che voglia poi iniziare una propria attività di business. Quello che il focus di questi 15 minuti sarà orientato a capire che cos'è il modello di business. Il modello di business è, come l'azienda, il modo in cui l'azienda organizza, crea, erga e cattura il valore che poi consegna ai propri potenziali clienti. Noi, quando iniziamo il percorso con il mio imprenditore, iniziamo sempre su un focus di brainstorming. Il brainstorming è quella parte di attività lavorativa con cui iniziamo a far lavorare il mistero d'essere del nostro cervello. È questo che ci serve oggi, ci serve tutta la creatività dell'idea di business che si diceva prima. L'idea di business, abbiamo già detto, mi ricollego fortemente al concetto, va concretizzata, perché l'idea da sola riesce poi a fare poco. Per, soprattutto in questo momento di forte hype del concetto di startup in Italia, per concretizzare abbiamo bisogno di riversare tutto il succo del nostro brainstorming all'interno di uno schema. Questo schema si chiama Business Model Canvas e li vedremo adesso in rassegna, i principali strumenti con cui poter incapsulare un modello di business per una nuova azienda. Il primo, come ho già detto, si chiama Business Model Canvas. Naturalmente in questi 15 minuti non abbiamo il tempo di vedere tutto quello che corrisponde poi agli assi fondamentali di questo modello e dei prossimi. Facciamo una carrellata. La carrellata è questa. Il Business Model Canvas ha 9 asset fondamentali. Il numero 9 oggi percorre abbastanza ricorsivamente. Quello che su cui dobbiamo assolutamente puntare il focus è il valore offerto. Il valore offerto è che cosa significa? La value proposition, cioè come noi ci posizioniamo sul mercato, che cosa diciamo che sappiamo fare ai nostri potenziali clienti. Quindi quello per cui una persona, un cliente dovrebbe comprare il nostro prodotto o il nostro servizio. Il modello principe è il Business Model Canvas, ma in realtà il beneficio più grosso del Canvas è quello di avere una visione completa di quello che stiamo prendendo in carico. Stiamo prendendo in carico 9 asset fondamentali che corrispondono a una grossissima visione d'insieme. La visione d'insieme dobbiamo tenerla ben fissa, dobbiamo tenerla ben salda. Perché poi il tempo scorre, abbiamo visto, no? Che ci vuole tempo poi per definire un'idea sostenibile. Il tempo scorre e i cambiamenti che durante questo periodo faremo ci porteranno da una parte e da un'altra. Quindi non perdiamo mai quello che in gergo si chiama big picture, cioè la visione insieme. Abbiamo già parlato del primo modello che è il Business Model Canvas. Il Business Model Canvas è più adatto a prendere in carico il modello di business di un'azienda. Se invece ci stiamo verticalizzando su un nuovo prodotto, lo strumento più adatto si chiama Lean Canvas. Il Lean Canvas è una derivazione del Business Model Canvas e ci permette di dare un focus sulla parte di prodotto. Anche qui prendiamo una parte fondamentale. La parte fondamentale è quella del vantaggio competitivo. Come dicevamo prima, l'analisi di mercato e lo scenario ci fa capire se già c'è stata un'idea simile alla nostra, se nel mercato già c'è qualcosa di simile. In realtà quello che è unico e inimitabile è il vantaggio competitivo. Spesso e volentieri quello che è unico e inimitabile è inimitabile siamo noi. Quindi è lo stesso imprenditore che ha il porta a fare un vantaggio competitivo. Il percorso che iniziamo a fare con il Canvas ci permette di zoomare più o meno a seconda di quello che siamo più coscienti e siamo più in grado di focalizzare. In realtà dobbiamo sempre tenere il focus su tutti i punti chiave che i nove assi
saranno degli asset che riusciamo a compilare in modo più esaustivo, ci saranno degli asset che siamo ancora un po' troppo superficiali. Questi sono gli asset che vanno poi testati nel processo e nel percorso iterativo. Analizzando un altro strumento che si chiama Value Canvas, Value Customer Canvas, iniziamo a fare i conti con l'oste. I conti con l'oste, l'oste per noi è chiaramente il nostro potenziale cliente. Quindi iniziamo a mettere a fattor comune i nostri, le nostre supposizioni e quindi ciò che abbiamo pensato che il nostro prodotto, il nostro servizio risolva, con i veri problemi che i nostri target di riferimento hanno sul veramente. E quindi qui iniziamo a ragionare in cui una startup, soprattutto se parliamo di startup, la startup è un po' tra il pugno e il martello, cioè non è una corporate, quindi non è una big corporate, quindi non ha economia di scala, non è una multinazionale, ma non è neanche un'idea grezza ancora, ok? E quindi si mette in questo frangente e fa uno degli esercizi più fondamentali. Questo esercizio fondamentale è l'adattamento delle supposizioni che l'imprenditore ha messo nel canvas con quello che è veramente il bisogno da soddisfare di un potenziale target e uscendo proprio sul mercato. Il contesto economico lo conosciamo un po' tutti, quindi siamo per piacere, insomma, o per dovere, dobbiamo comunque prendere in carico i cambiamenti che oggi sono in questo contesto economico. Quindi l'utilizzo di questi strumenti ci permette anche di validare queste supposizioni che abbiamo fatto sulla carta e reiterarle, quindi rimodificarle se queste non corrispondono veramente a quello che i nostri potenziali clienti ci hanno detto. Quando parliamo di potenziali clienti utilizziamo un altro esercizio molto molto potente. Questo è forse l'esercizio più potente di tutti. L'esercizio è l'esercizio dell'empathy map. L'empathy map ci permette di dare un focus molto molto verticale sull'empatia del nostro potenziale cliente. Facciamo l'esercizio di metterci nei panni del nostro potenziale cliente. Pensiamo come lui, quindi anche qui c'è un approccio veramente customer oriented che la startup nativamente ha, che è quello di mettersi pari a pari verso un target che ha selezionato, che potrebbe essere lui stesso, si risponde a delle domande in realtà con quelli che sono veramente i problemi e quello che soffre e quello che cerca di guadagnare il target che è stato preso in considerazione. Quindi l'empatia è sicuramente mettersi nei panni del potenziale cliente e ragionare come lui. Ragionando come lui, sì, automaticamente quell'idea che era solo embrionaria, solo grezza, si definisce verso un percorso che soddisfa veramente quel bisogno. Quando si fanno queste tipologie di sessioni, è chiaro che l'imprenditore è indicata, ma in realtà c'è un concetto, poi il concetto del team. All'interno di una startup ci sono più figure strettamente necessarie e tutte queste figure partecipano a queste sessioni e danno il loro contributo. Ognuno per le sue competenze distintive, ma è chiaro che avere davanti uno schema da compilare e saperlo compilare, sapere rispondere a è quella la della forza di, per far diventare un'idea concreta. Quindi, fissando una semplicissima equazione che ci dà veramente la contestualità, ci mette in questo contesto, ci fa prendere in carico quello che dobbiamo poi sviluppare, la sostenibilità del nostro modello di business ha due asset fondamentali, l'asset della monetizzazione e l'asset della scalabilità. È chiaro che l'idea, finché è idea, rimane così, che se non troviamo un modello di business per cui noi possiamo incamerare dei soldi, non riusciamo poi a bilanciare i costi che andremo poi a prendere in carico. Come è chiaro che se stringiamo troppo le nicchie per cui ci siamo
riusciamo poi a ripetere questo modello per n altre nicchie, rimarrà poi un focus troppo verticale che poi una domanda troppo stretta non ci permetterà poi di andare a fare un ragionamento di break-even point, quindi un punto di pareggio tra i ricavi e tra i costi. Quindi tutto, naturalmente il mio intervento finisce qui, siamo nell'ottica di 15 minuti. La domanda che vi lascio è un po' questa: abbiamo preso abbiamo fatto la carrellata sui modelli, questi modelli che sono richiesti per i modelli Kanban. Avete mai iniziato a ragionare il vostro modello di business con quest'ottica? Quindi con l'ottica della sostenibilità, con gli asset fondamentali della monetizzazione e della scalabilità? Questa è una domanda che lascio a voi. Grazie Adriano. Alcune domande, considerazioni da questa velocissima carrellata di un sacco di cose che avete visto, altrimenti ce ne vado meglio. Silvia? Sì, in italiano. Tutto questo viene dall'America, come abbiamo detto prima, sono degli strumenti che noi prendiamo dall'America, quindi sono nativamente in inglese. Poi in italiano perché è stato tradotto solo il modello. No, lo possiamo naturalmente nel momento in cui la nostra impresa fa business in Italia, chiaro che lo possiamo prendere in carico per fare il nome del mercato, lo scenario di riferimento. Io volevo solo sottolineare tra i tanti concetti che sono bastati in queste 18 slide, quando hai fatto il focus sulla parola adattare, dalle tante idee che ho visto, trasformarsi o meno, o fallire, o trasformarsi in azienda, questa è una delle cose più difficili, cioè quando ho un'idea, mi innamoro talmente tanto che faccio difficoltà ad adattarla con la realtà. Quindi la mia domanda è: se ti è mai capitato, ti capita sempre, spesso o meno, e se capita, come fai a convincere, tra virgolette, chi ha l'idea che se non l'adatta probabilmente andrà contro un fallimento piuttosto che un successo? L'adattamento è importante perché soprattutto in uno scenario tecnologico, tutti ci sembra di, anche a me stesso, ci sembra di essere uno Zuckerberg e quindi poter inventare nuovo Facebook. In realtà poi è chiaro che l'intuizione è la parte fondamentale di quella miccia che si accende. Questa poi va ragionata, e mi capita spesso, mi capita sempre con le start-up e spesso anche con le aziende del nostro territorio che hanno un modello di business non più sostenibile in questo momento storico. Quello che faccio è una sessione di brainstorming, come già abbiamo detto, e l'analisi dello scenario verso poi tutto quello che vedremo anche dopo, quindi l'analisi delle metriche e di un modello di business, quindi combinazione di un modello di business con l'ottica di monetizzazione e la scalabilità, poi dà il primo step su cui poter lavorare. A seguito ci sarà poi lo step, quello che si chiama customer development, che vedremo poi dopo nelle slide dopo, con cui poi validare e testare veramente sul mercato se questa soluzione è corrispondente o meno allo scenario di riferimento. Grazie. Quindi siamo, come avete capito, sempre nel